senso proprio potremmo far iniziare la modernità con la rivoluzione francese, almeno sul piano sociale e con l'avvento della 1789 francese che si dischiude in senso proprio la modernità. Infatti, con il 1789 e con gli anni seguenti del processo rivoluzionario, si ridefinisce lo scenario sociale. Viene spazzato via l'ancien régime e quindi con esso risulta perdente l'aristocrazia, la classe fino a quel momento dominante. La rivoluzione francese, ci insegna Marx, e non soltanto Marx, corrisponde al momento rivoluzionario della borghesia, all'affacciarsi della borghesia sullo scenario moderno come classe dominante. Certo, in quella rivoluzione, 1789, la borghesia si avvale anche dell'appoggio di quello che ben presto verrà ridefinendosi come proletariato, l'altra grande classe moderna sullo scenario dello scacchiere di classe moderno. Il proletariato appoggia la borghesia e insieme, da quest'unione di classe, scaturisce la modernità come abbattimento dell'aristocrazia e dell'ancien régime. Da questo punto di vista, se l'illuminismo celebra spesso acriticamente la rivoluzione francese, è a Hegel che dobbiamo rivolgerci per comprenderne pienamente la logica. Hegel è ben lontano dal fare l'elogio acritico della rivoluzione francese. Per Hegel la rivoluzione francese è insieme indispensabile e insufficiente. Indispensabile, già che ha spazzato via l'ordine dell'ancien régime, insufficiente perché non ha saputo poi creare una nuova sintesi sociale comunitaria all'altezza dei tempi, ha abbandonato l'umanità occidentale frammentata nel sistema dell'atomistica degli individui irrelati. Hegel, con la propria filosofia, lo sappiamo, si propone di trovare una nuova sintesi comunitaria all'altezza dei tempi. Ebbene, dal 1789 fino a tempi recenti, lo scenario del conflitto di classe è caratterizzato dalla compresenza conflittuale antagonistica di due grandi classi: la borghesia, uscita vincitrice dalla rivoluzione francese, e il proletariato, la nuova classe, il nuovo Spartaco moderno che confligge per vedersi riconosciuto il proprio lavoro e che spesso trova nell'alleanza con la borghesia e con la sua coscienza infelice l'appoggio per fare lotte contro quel capitalismo rispetto al quale la borghesia stessa, che pure è classe dominante in esso, comincia a maturare una coscienza infelice, già che vede nel capitalismo l'impossibilità dell'emancipazione umana della quale pure la borghesia è in cerca. Fino a tempi recenti lo scenario di classe è questo, biunivoco, conflittuale, servo-signore, il servo è il proletariato, il signore è una borghesia dominante, di cui pure alcuni frammenti si alleano con il proletariato in cerca dell'emancipazione universale dal capitalismo. Penso al caso di Marx, pensatore borghese e anticapitalista al fianco del proletariato. Penso al sistema stesso di Hegel, che è un sistema certo borghese, ma incompatibile con un capitalismo assoluto, che miri cioè ad eticizzare la realtà, a rimuovere gli elementi etici incompatibili con la mercificazione integrale, Stato, famiglia, società civile, enti pubblici. Ebbene, nel 1989, esattamente 200 anni dopo la Rivoluzione francese, si ricombina nuovamente lo scenario sociale. Abbiamo il ricomparire nel conflitto di classe di una classe, quella aristocratica, che fino a quel momento non si era più riuscita a imporre in primo piano. La nuova aristocrazia è un'aristocrazia neofeudale, ma variamente definita, è un'aristocrazia neoligarchica e finanziaria. È l'aristocrazia finanziaria dell'élite, il nuovo signore, che dopo il 1989 diventa nuova classe dominante. Fino al 1989 la borghesia è una classe dialettica, conflittuale, tende a difendere gli interessi dell'umanità e quindi a schierarsi col proletariato contro la logica classista capitalistica. Tutte le grandi rivoluzioni novecentesche in fondo fioriscono dall'intreccio fra la coscienza infelice borghese e le lotte proletarie per il riconoscimento del lavoro servile. E tuttavia la borghesia, in quanto classe dominante nel capitalismo, tende anche a fare l'apologetica del capitalismo e a schierarsi con i residui dell'élite antica, che diventa élite finanziaria nel quadro moderno. Con il 1989, venuto meno il comunismo storico novecentesco, Berlino, novembre 89, l'aristocrazia finanziaria esce vincitrice e può non soltanto gettare nell'abisso il proletariato perdente, ma anche la borghesia, della quale non ha più bisogno. La borghesia dopo il 1989 non è più indispensabile per l'aristocrazia finanziaria, che si è liberata del suo nemico storico, il proletariato. Per questo l'élite finanziaria dopo il 1989 dichiara guerra in un sol tempo al proletariato e alla borghesia,
distrugge il mondo proletario, abbattendo i diritti del lavoro, le conquiste sociali, la coscienza rivendicativa e antagonistica del proletariato, che si ridefinisce come precariato, come serialità anonima di individui senza coscienza che subiscono indifesi e silenziosamente un rapporto di forza sempre più asimmetrico e sempre più tale da configurarsi come massacro di classe gestito dall'elite finanziaria e dominio ai danni del servo. Sull'altro versante, l'elite finanziaria, la nuova aristocrazia finanziaria, l'espressione di Marx, terzo libro del Capitale, la nuova aristocrazia finanziaria dichiara guerra alla borghesia e lo fa per distruggere tutti i residui del mondo etico borghese. Perché l'aristocrazia finanziaria e il capitalismo finanziarizzato non possono tollerare la borghesia? Che non tollerino il proletariato è evidente, il proletariato significa coscienza di classe, conflitto di classe, lotta in nome del sogno di una cosa di marxiana memoria. Perché non tollera la borghesia, l'aristocrazia finanziaria e con essa il capitalismo finanziarizzato? Per due ragioni essenzialmente. In primis perché la borghesia è pur sempre portatrice di coscienza infelice, quindi di possibile antagonismo rispetto al capitalismo, può pur sempre dare luogo alla coscienza oppositiva insieme a quella proletaria. E poi in secondo luogo la borghesia ha una sua sfera valoriale e etica non compatibile con un capitalismo pienamente realizzato. Il capitalismo assoluto è quello che si realizza pienamente nella misura in cui tutto diventa merce, in cui non vi sono più vincoli per la dinamica di estensione illimitata della forma merce. Ecco perché dopo aver vissuto per circa due secoli insieme, borghesia e capitalismo si scindono fra loro. Il capitalismo diventa antiproletario, ma già lo era da sempre, e diventa insieme anche antiborghese, già che deve distruggere e destrutturare tutte le conquiste del mondo borghese. Eticità, Stato, enti pubblici, radici etiche, come le chiama Hegel. Per questo l'odierno assetto del mondo è un assetto post-borghese, post-proletario e ultracapitalistico, in quanto il capitalismo pienamente realizzato deve neutralizzare, lo ripeto, e l'elemento proletario e l'elemento borghese. L'elite finanziaria stessa, sradicata, senza coscienza infelice, anzi portatrice di incoscienza felice, priva di ogni valore etico, nemica di tutti i valori etici, famiglia, Stato, società civile, enti pubblici, ha dichiarato guerra in un sol colpo e al proletariato e alla borghesia. La massa precarizzata oggi, il nuovo servo che subisce in silenzio, è composta appunto dal precipitare verso il basso del vecchio proletariato ridefinito come precariato e dal precipitare verso il basso della vecchia borghesia contro la quale l'elite finanziaria apolide globalista sta conducendo senza tregua una lotta di classe per portarle via tutto attraverso vere e proprie rapine finanziarie di tipo legalizzato. E questo è il nuovo conflitto di classe tipico di un capitalismo rifeudalizzato con ritorno in primo piano di un'aristocrazia finanziaria nemica tanto del proletariato quanto della borghesia.